spettatore oggi in, nella rubrica opinione abbiamo il sociologo Agostino Saselle. Agostino, tu sei sempre stato nostro ospite, di solito hai fatto delle eh, grosse discussioni su delle tematiche importantissime. Oggi eh, l'argomento principale è la dinamica dei gruppi che stanno nascendo intorno ai partiti politici. Che sta succedendo? Eh beh, da sociologo, sì. come vedi questa situazione? Raccogliamo la frantumazione, raccogliamo il caos, raccogliamo la disperazione, la speranza di voler costruire qualcosa di nuovo, che sembra che mentre lo stiamo raggiungendo si sfugge. Basta vedere la contraddizione no, del Movimento 5 Stelle, il Movimento Giovanile, di cui è fuori discussione che una gran parte dei ragazzi delle ragazze che ci sono sono ragazzi per bene, ragazzi che hanno degli ideali molto forti. Però questo quando poi si traduce in fenomeni istituzionali, consigliere comunale, consigliere regionale, come nel caso della, del, della sindaca Raggi, si è tramutato in una tragedia, in un fallimento. Perché? Perché noi dobbiamo trarre lezioni dalla storia. La storia ci insegna che governare gli esseri umani non è una cosa semplice. Illudersi che ciò possa essere fatto con semplicità è sempre appartenuto a sogno, ma la realtà è diversa. Gli esseri umani governano le grandi comunità grazie all'esperienza, grazie al fatto che hanno camminato, hanno preso botte, si sono confrontati, sono stati umiliati, hanno umiliato. Quindi la giusta misura è il prodotto di un lungo cammino. Quindi, voglio dire, è illusorio pensare che per il solo fatto di essere bravi ragazzi o brave ragazze ci si può Pensare di essere in grado di leggere cose così complesse. E questa è la contraddizione dell'epoca contemporanea. Vede, se noi dovessimo dire che questi ragazzi sono modesti e sono ciucci, quindi non meritano niente, sarebbe una bestemmia. La cosa che dobbiamo dire, gravi ragazzi, eh, è molto bello che questi ragazzi partecipino alla vita collettiva, alla vita sociale, però devono fare esperienza. Quindi significa selezione delle classi dirigenti. Cos'è successo in Italia negli ultimi anni? Cioè, come di capire uno dei momenti della crisi. Eh? Quando arriva all'improvviso in una delle potenze economiche del pianeta, perché l'Italia è una delle, delle, delle economie più forti del pianeta Terra, arrivano al governo dei sistemi nazionali, regionali e locali, masse, masse enormi di persone senza esperienza. C'è da rabbrividire. Da un lato c'è da esaltarsi perché dici bene, questo è il momento no? che forse ci metti una ventata Vedi, di, di gioventù culturale. Non Ma manca, politico, no, manca perché, sono perché sono abbandonati. Perché sono abbandonati. Non puoi dire vicino a un ragazzo o una ragazza che non ha mai visto una delibera in vita sua domani mattina, va a svolgere un gruppo. Perché? perché? dici che significa delibera? Devi sapere che significa un atto amministrativo. Quindi ci vuole una scuola fatta apposta per. Allora l'eccesso di spontaneità. Vedi, non funziona. Queste sono le lezioni che noi ne traiamo, eh, voglio dire, con grande dispiacere. Poi c'è la parte anche bella. Perché, perché? Perché dico bella? Perché come voi ho detto, forse io in qualche altra puntata ho ricordato che degli studi nazionali fatti sulla condizione giovanili hanno dimostrato ampiamente da molti anni che i giovani che si dedicano alla politica sono appena il 3 o il 4%, quindi c'è un numero proprio bassissimo. Ora, Cosa è la parte buona? Che comunque, nonostante la grande crisi, c'è ancora una massa giovanile che ha voglia di impegnarsi. E questo è un messaggio di speranza. Qui dobbiamo miscelare, dobbiamo dire, bene ragazzi, non pensate di fare dei salti che non potete fare, fate esperienze anche toste, eh, confrontatevi di destra, di sinistra, però alla fine dovete sapere che la politica è una cosa io difficilissima, volevo... difficile, la politica è l'arte più difficile della condizione umana. Allora ah, sì, volevo pensare una cosa, io mi sono soffermato perché sta succedendo tutto questo che noi vediamo, che in esperienza, sì. tanti anni fa, parliamo di secoli fa, sì esistevano le sezioni dei partiti. Sì. Le sezioni formavano i futuri consiglieri comunali, sì, consiglieri sì. regionali e tutto. Io credo che manca proprio la cultura di una scuola di formazione politica. Sì, ma c'è stata una cosa specifica, vedete? O sbaglio? Sì, non sono d'accordo con te perché noi dobbiamo capire cosa vogliamo. Vedi la domanda che spesso dobbiamo farci nella vita? Dobbiamo farci noi realmente, ognuno di noi, dalla vita, cosa vuole, qual è l'obiettivo che si prefigge, qual è la meta che vuole raggiungere. Se noi diciamo vogliamo partecipare alla vita collettiva, dobbiamo farci la domanda: con quale modalità? Le modalità del volontariato, le modalità dello spontaneismo, della visione artistica, della politica? Dopodiché, dopo che ci siamo dati la risposta, ci attrezziamo seriamente per essere conseguenziali. Allora, la politica come dire, ha tradito i cittadini per troppo tempo, però diciamo la verità. Ci sono stati anche deceti organizzati dalla società italiana che hanno fatto di tutto per distruggere la politica, che è vero l'uno e l'altro. L'Italia è un prodotto di una strana combinazione. La combinazione che in un momento del 92 di una guerra totale. Di internazionale, dove i grandi gruppi internazionali potevano pigliarsi bene dello Stato a prezzi di saldo, perché questa è la verità che c'è dietro, okay? hanno preso le cose più belle e importanti dell'Italia, le grandi ricchezze italiane, infrastrutturali, eh, diciamo i grandi, come dire, eh, le grandi scommesse, le, le grandi realizzazioni dell'Italia dopoguerra e le hanno prese a prezzo di saldo. Per fare questo dovevano distruggere i veri politici, okay? chi sono i veri politici? La vecchia classe del 92. Con tutti i limiti, perché diciamo la verità, avevano limiti molto grossi. Dopodiché, qualcuno ci ha venduto che, morti quei politici, quelli, si risolveva il problema. Invece, abbiamo capito che cosa? Che non solo il problema non si è risolto, ma si è aggravato. Allora, la domanda, qual è, tutto questo caos a chi ha giovato? Questa è la domanda vera. Ha giovato a quei gruppi internazionali che sono scesi in Italia e hanno preso al 10% tutti i beni italiani. Questa è la verità. Se poi ci mettiamo che se è stato fatto l'euro, che certamente era un momento di speranza, un momento di grande visione, cercare di non far scoppiare più casini nell'Europa. Per evitare, come dire, si è detto molto chiari: se mettiamo tutte le potenze insieme, Germania, Francia, Inghilterra, che hanno sempre fatto le guerre, le mettiamo insieme, condividono interessi, una sola, una sola, diciamo, una sola moneta, non succederà più la guerra. Questo quindi, diciamo, chi aveva l'idea di Europa, aveva una bella, anche oggi l'idea dell'Europa è, l l è bellissima. La verità, qual è, che è stata l'idea dei banchieri? Perché moriamo tutti? Diciamo la verità. Io non credo che esista un cittadino europeo che non comprenda che l'Europa è stata così grande nel pianeta Terra, no? che, come dire, le libertà che noi conosciamo, il welfare state, le, la società dei diritti, delle garanzie, un concetto tipicamente europeo, non è americano, va bene. Dice però alla fine perché siamo tutti arrabbiati? Perché? Perché sta morendo l'idea di Europa che è stata grande, che ha permesso a milioni di cittadini di vivere dignitosamente, e ha vinto L'idea del banchiere, il quale ha detto che devono camminare i soldi e poi gli esseri umani però in condizione di precariato. Allora andiamo in crisi. L'Italia, che è stata uno dei fondatori della Comunità Europea, invece di diventare protagonista e dettare le condizioni, viene continuamente condizionata la cultura della Merkel, che spero io, anche se penso che sia una grande donna politica, ma spero che se ne vada a casa, perlomeno me lo auguro, d'accordo, eh, perché non si può pensare di fare sempre i primi della classe, no? E dire che gli italiani devono sempre correggere qualcosa, quando loro hanno raccumulato tanto di quei soldi in questi anni, okay? eh, alla, alla fine, diciamo la verità, hanno rifatto l'unità della Germania con i soldi del, dei popoli... Di, europei, dice ma questo perché succede? Ma succede perché non è una classe di dirigenza non è che. la risposta è sempre la stessa, no? Se tu fai il filo conduttore, dici ma qual è il filo conduttore dal 92 in poi? Dal 92 in poi è che sono stati distrutti le classi dirigenti, non sono state create altre classi dirigenti, se qualcuno viene alla ribalta, sia buono o poco buono, nel giro di poco tempo viene distrutto, perché qual è la caratteristica, no? Vent anni, fate questa osservazione chiunque sia stato sulla scena, sul proscenio, di destra o di sinistra, dopo un certo X tempo viene distrutto. Cioè che significa? Che qualcuno in qualche posto del mondo ha deciso che l'Italia non debba essere un, un paese di politicamente Io stabile. Ha studiato questo eh? problema. Ecco perché li permette anche in Europa poi, no? Fanno i primi della classe. Se tu arrivi con una stabilità politica, economica e finanziaria, è normale che, che il paradosso, qual è? Che noi siamo coloro che abbiamo creato l'Europa e dobbiamo continuamente prendere lezioni, diciamo la verità, che spesso non meritiamo. Io ho studiato un poco questo problema. Sono pienamente d'accordo con te. Perché l'Europa, come io l'ho sempre vista, eh, come sindacato, doveva essere un'Unione Europea attraverso la cultura sì, sì. e ci dovevamo firmare sì. lì: sì. rompere gli argini dei confini passare e migrare i lavoratori, però le altre cose no. Tu hai detto una cosa giustissima, fino al 1992, perché amici cari, fino al 1992 avevamo due grossi personaggi che erano Andreotti e che erano Crax. Andreotti era il leader dei democristiani a livello internazionale e Crax era... Il leader dell'internazionale socialista. Eh, ma anche Berlinguer era una persona importante. Però l'uno e l'altro avevano creato un bellissimo discorso di europeo, stavano andando molto forte. Qualcuno dall'alto li ha dato fastidio. È normale? Ci può essere. Noi sappiamo, lo scontro che ci fu fra i soldati italiani, i carabinieri con gli americani a Sigonella. Certo. Dopo Sigonella certo. sono caduti sia Craxi e sia Andreotti. Quindi chi di dei fili ha fatto sì così, questa, che è successo quello che è, è successo. Questa un è un'interpretazione autentica. No, perché, perché negli ultimi anni l'affronto la, diffuso... che ebbe l'America l'hanno fatto pagare Andreotti. Lo chiamarono Mafioso, ti ricordi? Si, vede che se l'hanno chiamato questa, ladro, questo è un po' che... Questo è un po' pre sai perché? Perché eh, oramai è opinione comune, condivisa nella storia, che il 92 è stato un atto di brutalità nei confronti della democrazia italiana. La verità dobbiamo anche sempre essere onesti. I politici di prima hanno dato una mano ad essere distrutti, sì. No, perché anche loro ci hanno messo il loro, non possiamo dire. La domanda è: da dopo quel momento è nata una società migliore, più equilibrata? È nata una società peggiore per questo, perché vuole che si fanno con i fatti. Premesso che quelli del primo anno hanno fatto degli errori molto gravi, quelli dopo il 92, di destra e di sinistra, hanno fatto ancora gli errori più gravi, con un aggravante però, che sullo scenario nazionale e internazionale siamo arrivati con una debolezza estrema e questa debolezza. Non è che è prodotto solo della, come dire, della pochezza, no, non è così. La debolezza è prodotto anche di meccanismi internazionali che non vogliono che l'Italia sia un paese stabile fuori, Oramai questo è chiaro a tutti: oramai questa è l'unica cosa certa. d'accordo? Che ogni qualvolta in Italia chiunque sia può portare un periodo di stabilizzazione, viene continuamente impallinato. Che si chiami Prodi, che si chiami Berlusconi, che si chiami D'Alema. Puoi... Allora, questo è quello che colpisce. Allora tu ti rendi conto che vivi in un momento di grande caos, no? Allora vediamo il fenomeno. Adesso abbiamo tre grandi polarizzazioni: abbiamo il centrodestra, frantumato, che qualcuno pensa che si possa ricostituire, Hai, quindi comunque frantumato. Hai un PD che la vecchia corrente le vecchie correnti democristiane sembrano bravi ragazzi rispetto a quello che sta succedendo, la cosa da squallita, diciamo la verità, da. basta aver ascoltato diciamo, in questi momenti, eh, lotte di libertà, di scontro, diciamo, però diciamo la verità, abbiamo raggiunto ma il PD, livello... tutti no, 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 ma vedi, vedi, vedi non è questo, non sono esatto. democratiche, quelli sul PD è un'altra cosa, è sì. un'identità, ok, è un marchio di identità. Ci sono confluenze di culture, però che cosa è successo? È successo come spesso capita nella storia, la storia non, non, non è diciamo scorciatori, si stanno scontrando sui fatti concreti, sul concetto di potere, ma soprattutto sull'identità. Il PD oggi cos'è? è un partito socialdemocratico di tendenza europea, sono gli ex comunisti che non vogliono andare via, e Renzi che è un ex... non si capisce che cos'è, però l'unica cosa che, che rimane è che c'è uno scontro violento, perché è importante lo scontro del PD? Perché il PD è il partito del governo, quindi è ovvio che tu lo scontri e lo porti all'interno dello Stato, hai il Movimento 5 Stelle, come movimento giovanile, come tutti i movimenti giovanili, no? che sta in espansione, come dire... Ha ah, punti di forza, ma anche diciamo i punti di debolezza. Allora, questo che cosa? Il quadro generale qual è? È di confusione. Dici in questa confusione, dove ti ancori? Per non perderti in questo mare, di... ti ancori ai valori, ti ancori a quello che si chiama l'identità profonda ti ancorano a quelle che ti dicono sono i miei valori, noi siamo persone civili, apparteniamo a, del, a un mondo civile, a un mondo solidaristico, non siamo disponibili a pagare prezzi nel senso che non vogliamo essere luttanti verso la solidarietà umana, okay? siamo un popolo profondamente con valori cattolici o cristiani o comunque orientata alla solidarietà anche laica, dobbiamo rimanere questi perché se ci facciamo risucchiare dal caos, che succede? Succede che la povertà crea disperazione. E nella disperazione non è che dici fai l'egoista, no. Se tu sei impegnato a sopravvivere, non ti puoi permettere il lusso di pensare tanto a sarebbe gli altri. Ecco, anche questo sono concetti che dobbiamo sistemare. È un po' quando insegno nei corsi di comunicazione, no? Quante volte ci dicono siamo diventati più freddi perché andiamo nell'ascensore, ognuno fa finta di guardare un altro posto, no. Non siamo diventati freddi, quando andiamo nell'ascensore c'è una violazione dello spazio intorno a noi, che è uno spazio psicologico, andiamo in imbarazzo, non sappiamo che fare e guardiamo in alto. Ma non perché siamo freddi, perché è un meccanismo inconscio di difesa dello spazio prossemico. Vabbè, quindi non è vero che gli italiani diventano strafottenti, non vogliono gli immigrati per essere chiari. Bisogna dire un'altra cosa, che il popolo italiano negli ultimi otto anni è diventato un popolo abbastanza povero, 8 milioni di poveri sono una cosa enorme, ragion per cui è difficile che tu in un momento di grande disagio possa dire accogli tutto chiunque viene. Capito? Questo è il concetto. Se non comprendiamo il contesto e le difficoltà ci perdiamo di visti i valori. Dove sta la forza? Che dobbiamo avere la forza e il coraggio di dire, anche in momenti di grave difficoltà noi non vediamo bene alla nostra identità storica e millenaria. Siamo un popolo di accoglienza, un popolo solidale. Certo, col buonsenso, non è che puoi portare 50 milioni di persone qua, d'accordo. Però nessuno potrà dire siamo un popolo di razzisti. Anzi, al contrario: se nella nostra storia incontriamo dei razzisti, gli diciamo con molta franchezza che li accettiamo come esseri umani, cortesemente, che non ci rappresentano. Un razzista non potrà mai rappresentare la millenaria cultura di un popolo come il nostro. È incompatibile. Ma non perché siamo cristiani? Noi eravamo accoglienti ancora prima di essere cristiani. Eh, Napoli, quando camminate nei vicoli, ci stanno i vicoli. Dove abitavano diciamo, gli egiziani, abitavano quelli che avevano tutto spagnole, il mondo, voglio di no, cioè, anche, spagnole, diciamo, greci, ancora prima diciamo, ecco, dei greci. Noi, che siamo un popolo, che siamo stati ospitali, non ci possiamo far rappresentare dai razzisti. Questo, come dire, è un atto di grande eh, dignità che noi rivendichiamo come italiani e anche come napoletani. Io credo che alla base di tutta questa bella discussione che stiamo facendo, è cerchiamo di analizzare un poco. Quali possono essere gli sbocchi per questa società per salvarsi? No, guarda, Una ricetta. Guarda, sai perché non esiste? Il più poco tempo fa è morto uno dei più grandi sociologi del mondo, che è quello che ha inventato il concetto di società liquida, Bauman, che ha definito, giusto, ma non solo lui, anche altri, eh, la, la società de della terra, quindi non solo italiana, eh, è identificata nella precarietà. Vedete? i fatti strani di de, questo sconvolgimento proprio planetario. Beh. Fino a poco tempo fa si viaggiava per, almeno gli occidentali, viaggiavamo per il piacere di viaggiare. Adesso i nostri figli devono viaggiare per necessità. Chi l'avrebbe mai detto una cosa del genere? Se qualcuno avesse detto, un italiano andava a viaggiare dieci anni fa, per necessità, Vedo un po', no? Poi ci sono anche italiani acculturati, sovracculturati, con diploma, con laurea, con laurea con la... Il mondo è troppo cambiato. Cosa è che ci fa un po' sperdere, un po' impaurire? Non c'è mai stata nella storia dell'umanità una precarietà così diffusa su tutto il pianeta. Si stanno miscelando comportamenti, eh, come se si stanno miscelando eh, visioni, si stanno miscelando costumi. Ormai ci stiamo uniformando. no? D'accordo. In questa uniformità perdiamo ognuno un poco di qualche cosa. Noi sappiamo cosa perdiamo, ma non sappiamo ancora cosa stiamo conquistando, perché noi siamo la generazione di passaggio. Guardate, Antonio, l'abbiamo detto altre volte: la tua e la mia, la generazione dei fortunati, strafortunati. Sì. Pensate che sul pianeta Terra, dopo tanti anni, millenni, dove pochi comandavano e tanti ubitivano ne stavano male lavorano la terra altro che cromantico lavorare la terra significava rompersi la schiena arriva un momento dopo tanto tempo di cui c'è questa espansione sociale benessere e ricchezza noi nasciamo e ci troviamo a vivere in questo contesto qual è la nostra speranza? che noi certamente lasciamo ai nostri figli una società ancora più ricca di quello che abbiamo trovato Cosa che e dove è? sta la delusione? che questo non è vero, che i nostri figli, i vostri figli, devono comunque affrontare momenti di grande, di grande, di grande, come turbamento, perché quello che sta succedendo oggi non è mai successo nella storia dell'umanità, questa è la verità. Non si sono mai visti milioni e milioni di ragazzi acculturati, laureati, disoccupati. Qual era il patto che c'era prima? Diciamo, anche per dire all'interlocutore, c'era un patto silenzioso millenario. Ai figli si diceva, vai a scuola, studia, perché farai una vita migliore, più dignitosa e anche bene, più bella. Bene. Si è rotto questo patto. Ma si è rotto perché sono i cattivi? No, perché sono cambiate e buttate le condizioni sociali. Ma se a questo ci metti un altro fatto molto importante, la robotizzazione, adesso stiamo facendo i robot intelligenti. Che significa questo praticamente? Che ogni robot che viene costruito viene eliminato molti molti posti vengono eliminati molti posti di gente che va a lavorare vedete il paradosso perché dico che non siamo all'epoca di uno scontro e lo dobbiamo fare questo scontro eh? proprio col cuore lo dobbiamo fare è un fatto di dignità umana se la gente va a lavorare significa che accumula soldi e poi ci sta il conflitto per distribuire i soldi, giusto? Questo è il concetto. Adesso che cosa abbiamo? Abbiamo che molti robot lavorano al posto degli esseri umani, quindi comunque i soldi si fanno, perché se io produco tutto sommato, penso, no? So da C no Dove sta la grande ingiustizia? Inconcepibile, inaccettabile che su questo pianeta pochissime famiglie detengono il 50% della ricchezza del pianeta Terra. È una cosa inaccettabile. Ci si può raccontare in tante maniere, però è inaccettabile ed è vergognoso che il pianeta Terra abbia permesso, d'accordo, da queste condizioni quasi come se non fosse niente. Dice che cosa significa? Le rivoluzioni? No, non vale le rivoluzioni perché noi siamo contro la violenza, la violenza non è mai giustificata, non ha mai una giustificazione, però c'è la rivoluzione delle coscienze, noi non possiamo accettare supinamente che questi vanno su YouTube, questi figli degli stralicchi che non fanno un tubo dalla mattina alla sera e ci permettono anche il lusso di pigliarci per i fondelli perché voi, noi che andiamo a lavorare, i nostri figli che sono in condizioni di grande disagio, dobbiamo assistere anche che ci sfottano avendo questi filmati di cui dicono voi siete proprio dei cretini che andate a lavorare. No, questo, vedi, cioè, no, non è un problema di etica, è un problema di consapevolezza. Quando è che la gente comincia poi a dire e mette tutto in discussione? Quando ti rendi conto che non c'è più compatibilità. Noi non possiamo permettere che milioni e miliardi di ragazzi sul pianeta Terra, di 20 anni, 25 anni, vengano condannati, di tutto il pianeta, eh, vengono condannati alla disoccupazione, disperazione. Io ogni tanto, l'altra sera ho visto per televisione, quel film, mi, ha, mi, ha, mi ha scosso bene nell'anima in Ungheria, che non riescono a passare, alla ghiaccio, questi ragazzi che vengono dalla Siria, con tutti i limiti, voglio dire, con tutte le criticità della questione dei profughi, ma come fai a stare zitto quando vedi migliaia di ragazzi e ragazzi che possono essere i tuoi figli alla ghiaccio, 15 gradi sotto zero, bloccati in una condizione di non speranza? Come facciamo a raccontare il mondo se prendi un ragazzo di 20 anni e gli dici che non c'è più speranza? Allora bisogna rompere qualcosa. Certo non possiamo dire apriamo le frontiere perché anche questa è una follia. Governiamo i processi? Però nemmeno possiamo più dire a quei guerrafondai che si alzano al mattino, che vanno a fare le guerre in tutto il pianeta perché devono conquistare il loro petrolio, che sconquassano le vite di miliardi di persone e vogliono avere pure il nostro consenso. No, il nostro consenso non ce l'avete. Vi sopportiamo perché siete imperiali, almeno alcuni di loro, eh, fermo restando, amo il popolo americano. Ma l'arroganza di alcuni tipi di oligarchia non li sopporta, come me e tanti altri. Vi sopportiamo, non vi amiamo, chiamiamo subito questo. Voi che vi prendete la responsabilità di scassare il mondo solo per i vostri interessi, sappiate che noi vi sopportiamo, ma non vi amiamo e non vi rispettiamo. E non chiedete il nostro consenso perché non ve lo daremo mai. Preferiamo avere con l'animo, stare più vicina al siriano. Disperato, che certo ci crea un problema se siamo in tanti a venire di qua, che a te che sta nel tuo benessere te ne freghi dei, delle, de, come, di tutto ciò che tu hai creato, questo non lo tolleriamo. Non ti rispettiamo e non ti amiamo, quindi non chiederci il consenso perché non te lo vogliamo dare. Anzi, ti dirò di più: ti diamo le maledizioni se proprio c'è una cosa che possiamo fare di fronte a questi arroganti che sono convinti che la vita degli altri vale niente. Diciamo: se è un arrogante, non ti rispettiamo, non ti amiamo e ti mandiamo anche una maledizione se proprio se vale, perché magari se valesse, eh, penso che faremmo le coordinate per maledirvi tutti quanti che avete distrutto la vita di milioni di persone in nome solo. Il vostro interesse. Anche a questo voglio aggiungere che addirittura adesso si stanno rompendo quegli equilibri che in America esistevano. Che i Sioux e le confederazioni degli indiani stavano tranquilli da ormai da secoli, addirittura si vogliono fare dei grossi progetti per passare attraverso le terre sacre. Sì, l'ho letto l'ho letto, sì, letto. quindi è qualcosa di inumano e che. Poi ci vuole fare, come dice il nostro amico Sociola, noi non siamo d'accordo, siamo dalla parte degli indiani. La vedi? Non possiamo essere Brava. dalla parte di, di chi vuole eh, rompere certi equilibri dei fiumi sacri, le terre sacre, i belli rossi, i siux. Quindi non possiamo dare ragione a qualcuno che eh, all'improvviso. Eh, non si sa nemmeno come è stato fatto. No, la verità sembra, vedi, no, cioè, non abbiamo è semplice. È un pazzo che, secondo me, no, ci porterà sicuramente a qualche guerra atomica. Vedi, a qualche guerra, vedi, vedi, perché vedi, l'arroganza chiama arroganza. E, e in questo oh. continente ci stanno due persone che sono pericolose: il presidente della Corea e, e il presidente degli americani che hanno lo stesso carattere un po' impulsivo, non ragionano perché ti ha fatto fare quei, quegli editti di, non diciamo legge, ma sono degli editti di Trump, qua alla vista comunque il popolo americano a livello di giustizia li ha bloccati, li ha fatti in modo che non venissero attuati, però ecco diciamo che sono dei pericoli perché come si è stato leggeri a fare questo si può essere leggeri con la valigetta con i codici e dare eh, premere il premere di bottone contro eh, la corea ma là non è che conta solo lui eh, voglio dire fortunatamente diciamo l'America con tutte le sue contraddizioni a livello di democrazia sì, c'è che balance diciamo, pesi sì, e ma contropesi. a livello di decisioni eh. eh, del presidente è solo il presidente, la, sì, eh, perché, presidente che tiene la diciamo, valigetta e non la tiene nessuno Quindi andrò. è pericoloso perché eh, soffre eh, il popolo all'improvviso premi il bottoncino e quindi ci mette. <ride> no, spero proprio di no perché no, i bottoni, spero, no, eh, bottoni. ci costerebbe caro. Comunque, come razza umana, io, come razzo io, umano. io eh, ecco tu, da sociologo, io eh, da persona che vive un po' con le sensazioni, io dico che questo presidente non morirà nel suo letto <ride> okay. perché si sta, creando, si, sta creando, si sta creando tanti nemici. <ride> oh, sì, sì. Certo, non noi Ma, italiani, diciamo che molti, molti, però, molti, no, molti analisti eh, internazionali, molti sono internazionali sono convinti che, che lui, quattro significa... anni non, diciamo, non durerà. No, Ma non sono analisti. Allora, io penso che eh, no, dobbiamo avere fede, sempre i valori guida. Il popolo americano ha votato, quindi a, cioè, a rispettato, noi dobbiamo rispettare. Guarda, ha avuto un coraggio enorme, anche se ci sono molte contraddizioni. Ci troviamo l'uomo più prudente del mondo, Trump che certo rispetto al nostro modello di cultura europea è molto lontano. Noi che siamo una cultura di solidarietà, lui quegli editti che ha fatto, voglio dire, perlomeno come li ha presentati, è un po' sconvolgente, no? anche se però va detto con molta franchezza, perché dobbiamo essere sinceri fino in fondo, che il muro contro il Messico l'aveva fatto pure la Clinton, l'aveva fatto pure Obama, però nessuno ne ha parlato. Allora qual è il discorso? Il discorso è sempre valoriale. Al centro dell'essere umano della nostra analisi ci deve essere l'uomo e la dignità umana e poi l'equilibrio dei popoli: sì, milioni di persone a protestare. Milioni di sì, persone. no, ma quello è lo scontro diciamo, di valori. Allora io dico una cosa: Trump, per come la vedo io personalmente, non mi è piaciuto molto con molta franchezza. Però devo stare a un punto. Il popolo americano, un popolo certamente molto democratico, ha eletto Trump. Come governerà il mondo? Lo vedremo. Farà come Bush. Che ha fatto la guerra in Iraq solo per andare a prendersi il petrolio? Va bene? Queste sono le grandi contraddizioni. Stabilizzerà il mondo oppure e... il mondo lo metterà in più stabilizzazione? Allora, allora sì, la contraddizione è una soltanto, che l'America è stata popolata da tutti gli... I pregiudicati. No, ma non è così. No, no, no. L'America è nata, è stata... Ma questi eh, sono gli inizi, della Roma, questo non... vogliamo Il popolo americano, no. i, i primi abitanti del popolo americano sì, sono stati... Sì, fabbitanti. ma sono passati un po' di anni, eh, sì, passate non... Saranno no, passati dai, saranno dai, saranno dai, pure no, dei secoli. No, no, però no. non si possono permettere di fare questi blocchi perché loro... Hanno vissuto su queste etnie, hanno creato tante ah, etnie. Ma questo aspetto qua sono, 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 certo sono punto, convinto. L'America la, è nata dai profughi la becchia, plantesi, e terra terra plantesi, di l'America è terra di ospitalità, è sì. terra sì, sì. E molti terra erano di pregiudicati, erano gente che avevano fatto atroci delitti nelle proprie sì, reti. No, re. no, e no, quando no, andavano no. là, come ti chiami? John Schmidt oppure sì. Pascal Schmidt, e tutte queste cose. Perché non potevano dare il proprio nome, sì, sì, non è vero, avevano bene. documenti. Sì, sì, questo povero, come noi pure, non ci possiamo permettere il lusso di mettere degli argini. Perché la maggior parte dei napoletani, i siciliani, i calabresi sono andati pure loro con il vapore certo, e certo, a certo. fare certe cose, Quindi i friuliani e tutti. Certo. Quindi, io sono dell'avviso che oggi ci vuole una regolata e tutto, però. Bisogna salvare i valori, i valori, i valori, i valori umani. È una predica sì. che praticamente viene da, da quel passato, cioè è, è, è inammissibile. Noi, noi teniamo che l'America è stata portata, mi, milioni di persone che sono andate là con il passato sporco, a dire come di Gianni Nicola eh, e ma la vita è strana, cioè, perché quindi, alla fine diciamo, loro, che hanno fatto, loro hanno preso la rivoluzione francese, i grandi valori liberali, da, liberali e libertari e li hanno realizzati, no? mentre in Occidente no, li abbiamo, abbiamo per... pensati là li hanno realizzati, ecco perché sono stati fino a pochi anni fa un faro dell'umanità, adesso perché non lo sono più? Perché un popolo, non un popolo, una classe dirigente di quel popolo che va ad invadere altri popoli per ricchezze, no? solo perché vuole aumentare le, le sette sorelle, cioè pochi di loro, non il loro popolo pochi multinazionali, perché facciamo chiarezza, quando parliamo degli americani non è che parliamo di 300 mila americani, no parliamo di una setta molto uh, piccola di persone super potenti, le quali se ne fregano un tubo di tutte e di tutti e e so, ecco allora perciò io faccio differenza tra quello che è un popolo che democraticamente, eh, come dire esprime i propri desideri, anche le proprie vendette, le proprie insoddisfazioni, un po' come da noi, no? D'accordo, ma come voi, una classe media diciamo, americana distrutta in questi ultimi anni, ma è normale che le L'ave Trump. Trump per dire che cosa? Tu, Hillary Clinton, sei, sempre. tu rappresenti la borsa, rappresenti la grande finanza noi ti puniamo. Questo oramai, diciamo, le analisi è, sono state fatte. È, è il, discorso, scusa, il discorso eh. dobbiamo fare un altro. Con una nazione come l'America, che è il frutto di quello che dicevi tu, no? Della visione di tutti i popoli della Terra che sono dati appuntamenti e stanno creando nuova umanità può permettersi di avere quegli atteggiamenti che ha avuto Trump? Questa è, no, questa è la contraddizione. Allora, noi no. da europei, da persone che abbiamo una visione dove la dignità umana e il centro di ogni cosa diciamo no ci deve essere un limite se perché se vai suddizi. oltre questi limiti non, no, non hai il nostro consenso questo è il problema lo puoi anche fare perché tu sei potente ma una cosa è fare allora, una cosa col allora, consenso e una cosa dice no ma altronde voglio ricordare a lui ma questo già hanno ampiamente diciamo ricordato eh, però ti piace la serie di Convalli eh ti piace Steve Jobs caro Trump però devi sapere che Steve Jobs era il figlio di un siriano un figlio abbandonato okay? se tu non avessi fatto entrare quel siriano Steve Jobs non sarebbe andato sì, sì, ma è la stessa moglie vediamo un po' dove fanno i business che la Silicon Valley è quel posto piccolo del mondo, è la California, dove, dove che da soli tutte quelle industrie che stanno là valgono metà del prodotto interno loro di tutto il mondo. Capito? Quindi, se se poi uno approfondisce il problema, lo approfondisce bene. Però noi ci facciamo non una provocazione a loro. Tu che non vuoi fare entrare nessuno, vuoi renderti conto che. Steve Jobs è figlio di un profugo. Va bene, che è vero, che poi non aveva riconosciuto il figlio, anche questo è vero. Però è nato, diciamo, da un siriano e quella genialità di questa persona ha permesso di creare okay, una cosa come. Ma irlandese. No, no che... ma no, parliamo adesso di, di business di ora, d'accordo. Eh, il business che stanno facendo adesso, okay. eh. allora in questo momento bisogna dire che cosa: bisogna dire che le condizioni di convivenza umana di solidarietà. Devono essere governate, ma non devono essere mai abbandonate. L'essere umano, quando rinuncia alla parte più, come dire, più bella di se stesso, diventa una bestia, e se diventi una bestia, non ci meravigliamo tollerare degli altri. Questo con è il, con quel, queste è il belle parole chiudiamo questa puntata di opinioni. Grazie.